Siamo nell'azienda, nello stand del cioccolato Moro di Treviso e abbiamo qua la signorina Laura. Quali sono i vostri prodotti più caratteristici? Allora, i nostri prodotti caratteristici sono il cremino artigianale alla nocciola, i tartufi e molti soggetti floreali specialmente. Ecco, vedo che c'è anche il torrone. Il torrone morbido, sia classico che ai frutti esotici, molto richiesto, e ovviamente non può mancare il cioccolato e alla Nutella. E in fondo allo stand ci sono dei fiori di cioccolato, sì. Delle rose. Ecco, come vengono fatte queste? Allora, solitamente tutti i fiori vengono creati attraverso degli stampi e poi lavorati a seconda della tipologia a mano, e li creiamo sia di cioccolato bianco, cioccolato al latte e fondente, per andare incontro ai gusti di tutti. Altri invece ci sono, per esempio, anche dei fichi di cioccolato, dei frutta candita al cioccolato. E queste come vengono lavorati? Beh, la frutta candita naturalmente non può mancare in un banco che vende cioccolata, e naturalmente lega con il fondente e viene scelta della frutta, come le arance, i limoni, l'ananas, il fico, e avvolti dolcemente nel cioccolato fondente, lasciate asciugare. Va bene, grazie e tanti auguri a voi. Grazie mille a voi, arrivederci. Siamo nello stand di Choco Passion di Merate e c'è qua il signor Elio, e ci spiega un po' questo, che cosa fate, quali sono le caratteristiche, come lavorate il cioccolato. Noi siamo di Merate, la nostra azienda è stata fondata dal 2003 da Antonio Schettini ed come si dice, noi vendiamo il cioccolato esclusivamente solo tramite fiere in tutta Italia. Durante le fiere possiamo fare, durante la settimana possiamo fare 7-8 fiere in tutte le città d'Italia. Siamo arrivati fino a Modica o fino a Cortina a vendere il nostro cioccolato. Oltre a produrre il cioccolato abbiamo anche la ditta di stampi, la NR Stampi, dove produciamo proprio stampi noi, anche le forme dei ferri vecchi, che è il nostro punto forte, i ferri vecchi. Sono tutti fatti con stampi di silicone, stampi vostri, stampi nostri, tutto nostro. Noi facciamo proprio produzione e vende tutto noi. Abbiamo il laboratorio, una piccola azienda dove produciamo tutto. E per esempio le scarpe che abbiamo visto là, anche quelle come... Abbiamo lo stampo. Lo stampo sì, è uno stampo diviso a metà che si unisce e si fa col cioccolato con lo spruzz dentro. E altri prodotti che avete qua, lavorate praticamente tutto il cioccolato utilizzando anche altri prodotti, per esempio le mandorle, il pistacchio, la nocciola, le arance, abbiamo tanti tipi di frutta candita, è un po' un misto. Ah, va bene. Qua abbiamo le praline con la nocciola dentro, i gusti alcolici, ad esempio rum, limoncello, sambuca, tanti tipi di qua. Poi abbiamo la frutta candita, le nocciole con col cioccolato fondente, latte bianco, poi abbiamo i nostri tartufi, che sono delle praline con diversi gusti, ad esempio gianduia, con la Nutella, col pistacchio, tanti tipi. Samuele Calzari, professore alla Scuola IAL di Saronno di pasticceria e panetteria, e qui con la sua scuola, con i ragazzi della sua scuola alla Via del Cioccolato. Samuele, come mai siete venuti qui alla Via del Cioccolato? La scuola di pasticceria
ha molto a che fare col cioccolato? Allora, sicuramente la pasticceria ha molto a che fare col cioccolato, ai diversi eventi che l'amministrazione comunale organizza, noi ci teniamo a essere presenti, e per i ragazzi è un momento importante perché hanno la possibilità di poter lavorare davanti alle persone, è un momento formativo e sicuramente un momento anche per loro in cui possono vivere delle esperienze che chiuse in un laboratorio a volte non riescono a vivere. Ecco, siete appena tornati dalla fiera della pasticceria di Rimini, dove tu sei stato uno dei organizzatori nazionali di tutte le scuole della fiera. Ecco, come hanno vissuto questo momento i ragazzi della scuola dello IAL di Saronno? Allora, la fiera è il SIGEP, un salone internazionale di gelateria e pasticceria, è una manifestazione che si svolge tutti gli anni a Rimini, e il fatto che con i ragazzi siamo presenti ormai da diversi anni in questa fiera sicuramente per loro è motivo di orgoglio. L'hanno vissuto molto bene, basti pensare, siamo tornati mercoledì scorso, mercoledì sera, saranno state le 11, eravamo sfiniti dopo 5 giorni di fiera, e un ragazzo alle 11 di sera, dopo tutto il giorno in fiera col concorso di pasticceria eccetera, dice: prof, io l'anno prossimo assolutamente torno. Quindi sicuramente è un motivo di orgoglio e un momento importante per la loro crescita. Bene, allora adesso tu sei qui con i tuoi ragazzi, ti do del tu perché ci conosciamo da una vita, e che cosa state preparando qui a dimostrazione, cosa dimostrate a chi frequenta questa via del cioccolato? Allora, sicuramente non sarà facile perché il tempo è un fattore per il cioccolato importante, la temperatura, e quindi non sarà facile oggi lavorare il cioccolato, ci proviamo lo stesso. Stiamo realizzando dei cioccolatini con un ripieno al liquore di Saronno, visto che giustamente portiamo onore alla cittadinanza. Stiamo realizzando degli attrezzi in cioccolato e poi vedremo cos'altro riusciremo a fare nella mattinata. Sì, il signore ha appena assaggiato un cioccolatino dei ragazzi dello IAL, e com'è questo cioccolato? Buono, buono. Buono? Sì, sì. È un'ottima esperienza? Sì, infatti c'è mio figlio anche a scuola. Ah, sì. C'è suo figlio? Sì, sì, sì. A questo IAL? Sì, è qui. E come si trova? Sì, si trova bene, contento e speriamo che dà buone soddisfazioni. Bene, la signora ha appena mangiato un cioccolatino dei ragazzi dello IAL di Saronno, com'è? È troppo buono, per me il cioccolato è il dolce migliore che ci sia, fondente poi è il massimo. E cosa direbbe a questi ragazzi? Direi che sono bravissimi. E che devono continuare. Oh, questo è poco ma sicuro. Va bene. Sempre in eterno cioccolato. Grazie. Prego. Anche lei ha mangiato? Certo, ho mangiato il cioccolato, che è la vitamina dello spirito. E del cuore. E del cuore, perché fa molto molto bene al sorriso il cioccolato. È un cibo per la salute, per l'ilarità, per ridere. Bene. Veramente, ispira il sorriso. Bene, grazie. Siamo nello stand della Tochoc di Torino e c'è con noi il titolare. Sì, io mi chiamo Davide, sono il titolare della Tochoc. Siamo un'azienda di Torino che da più di 60 anni produce cioccolato artigianale, e adesso poi vi faremo vedere qualche nostra specialità, il cremino, i gianduiotti e tutti gli attrezzi di cioccolato che noi coliamo a mano dentro degli stampi, cioccolato fondente spolverato poi di cacao. Ecco, ci può spiegare, perché è una caratteristica di chi frequenta questa via del cioccolato, vedere gli attrezzi di cioccolato. Ci può spiegare in breve come vengono fatti? Allora, praticamente ogni tipo di attrezzo di cioccolato ha il suo modello, quindi si prepara il cioccolato
alla tempera giusta per il tempraggio, viene colato in questi stampi, ogni stampo ha la sua forma caratteristica. Quando poi vengono smodellati vengono ricoperti di cacao, questo gli dà quell'affetto di antico che piace tanto. Ecco, ci sono altri prodotti che se lei ce li può indicare, sì. E soprattutto le caratteristiche di questa vostra azienda. Sì. Allora, la nostra grande specialità è il cremino e la gianduia, quindi o il cremino bicolore, che è una tradizione da 50 anni del cioccolato torinese, o i gianduiotti che vengono ancora incartati a mano. Poi abbiamo tutta una serie di tavolette con più di 30 gusti, dove abbiamo preparato anche delle cose molto piacevoli per i bambini con dei cioccolati bianchi aromatizzati e colorati con coloranti naturali. Ecco, una, così una curiosità, da voi per caso vengono anche degli stagisti, di alunni di scuole o altro? Allora, in pasticceria, perché la nostra attività si distingue in cioccolateria e pasticceria. Nel reparto di pasticceria abbiamo ogni anno uno o due stagisti che ci manda la scuola di arte bianca e che hanno la possibilità di imparare e fare un po' di esperienza sul campo.